Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Stamani passiamo la mattina insieme. Ora è mattina molto presto, sono all'incirca le 6, anzi anche un po' prima. E la prima cosa che ho fatto stamani sono andata a scrivere gli articoli per il blog per la settimana prossima, così questo lavoro me lo trovo già fatto. Mi piace avvantaggiarmi sempre un po'. E poi, come sempre, farò le pulizie di tutti i giorni, anche se non ho ripreso stamani, sono andata anche a passare l'aspirapolvere e ho lavato a modo tutti i pavimenti di casa. Una pulizia che non può mai mancare a casa mia ogni mattina è andare a lavare bene con acqua e sapone entrambi i miei bagni. A me piace perdere un po' più di tempo al mattino per questa pulizia, ma preferisco averli sempre ben puliti e igienizzati. Pulizie finite, finalmente mi sono data anche una leggera sistemata alla faccia perché la mattina alle 5 e mezzo davvero non ho voglia di mettermi lì a truccarmi, anche se io mi trucco davvero poco, ma non ho voglia comunque a quell'ora. Ora voglio preparare un dolce, vi faccio vedere come si prepara perché è un dolce semplicissimo da fare, buonissimo e dura anche a lungo. Bello morbido. Io ho fatto la prova la prima volta che sono andata a prepararlo. Ho intimato marito e figli di mangiarne poco ogni giorno, se no in questa casa i dolci durano il tempo di uno schiocco di vita e invece dura davvero tanto a lungo morbido. La ricetta non è mia, è di Benedetta, di fatto in casa da Benedetta. Io la seguo sempre. Con lei si va sempre sul sicuro.
Soprattutto per quanto riguarda i dolci, mi affido sempre a lei. E niente, ora mettiamoci a preparare il dolce. Per preparare il nostro dolce, innanzitutto ci vuole lo yogurt e io uso questo bianco intero. Una volta che andremo a mettere nella ciotola lo yogurt, il vasetto ci servirà per le altre dosi, perché di olio di semi vari andrà messo un vasetto, dello zucchero io uso questo extra fine, ne andranno messi due, invece di farina ne andranno messi 3. La farina e il lievito li andrò anche a setacciare e di lievito ce ne vorrà mezza bustina, poi 3 uova e di essenze ci vorrebbe solo questa al limone, ma io vado ad aggiungere anche queste due alla vaniglia. Io ho già acceso il forno a 180 gradi statico. Ora andrò a mettere un po' di olio nello stampo, sempre questo qui di semivari, e poi andrò a infarinare lo stampo e poi mi metterò a preparare il dolce. Mentre il dolce cuoce, vi mando un grande bacio a tutti. Approfitto per salutarvi, per ringraziarvi perché mi seguite sempre. Questo canale piano piano sta crescendo sempre di più e per me è una gioia immensa. Ho cominciato questa avventura più per sfidare me stessa, e invece ho già conosciuto tante persone simpatiche, alla mano, semplici come me, e ne sono contenta. Vi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo presto. Ciao!